Teoricamente dovremmo essere in live. Vabbè. Aspettiamo un attimino. Vabbè, comunque ciao a tutti e oggi andremo un pochino a giocare a Roblox. Più precisamente andremo un attimo a giocare a Brookhaven RP. E vediamo di scoprire qualche segreto, andare un po' a rubare nelle case robe simili. Verifico che legga. Pronti, via. Sì, allora la live sta funzionando, perciò direi di. Purtroppo mi sta dicendo che la connessione non è stabile, però io direi di partire subito. Allora, innanzitutto io mi prendo connessione permettendo lo skateboard e vediamo di trovarci una casa come si deve. Però qua c'è tutto vuoto, io direi che sia un perfetto punto per mettere, cioè per prendere una casa. Sì, una casa come si deve. Vediamo un po'. Non una cosa semplice, una bella casa, questa qui. Questa. Please wait. Se si sente un audio esterno è perché sto vedendo, verificando che stia funzionando tutto come si deve. Ecco qua, perfetto. Vediamo di entrare. Ce la posso fare. Perfetto. Allora abbiamo una vasca idromassaggio. Spero che la live sia abbastanza come si deve perché la mia applicazione di fiducia oggi ha avuto la bella idea di smettere di funzionare. Allora, innanzitutto andiamo un attimo al piano superiore. Allora, no. Ah no, c'era già arrivato, eh. Ecco, siamo arrivati. Una camera da letto, il camino, accendiamo un po' che almeno si scalda la casa. Vabbè, non vuole partire, lasciamo stare. Il bagno e la cassaforte. Ma oh, che fai? Riportami sopra. E vabbè, lasciamo stare, scusate, ma la connessione lascia un po' a desiderare oggi e non ci posso fare niente. Oh, diamine. Eh sì, è un po' scoppio ritardato, ecco. Oh, adesso va. Ecco, abbiamo acceso il caminetto e scendiamo. Riuscirò ad uscire di casa e prima o poi. Alla faccia della porta. Ok, chiuditi. Chiudiamo il tutto e mettiamo le tende alle finestre. Prendiamo un bel veicolo. Una bella Jeep. Sbagliato posto. Allora, io direi di partire a fare qualche piccolo furto. Anzi, io direi niente Jeep, facciamo alla vecchia maniera. Partiamo. Queste qua sarebbero belle, di caso, ma sono costano 500 Robux l'una. Allora, partiamo da questa. Zoomiamo. È aperta? È aperto, è aperto. Buongiorno. Prendiamo.
Aiuto, questa qua mi vuole bannare, lo so già. Vabbè, ormai so già dove sono le cassaforti e tutto. Prendiamo la TNT. Ecco che mi banna. Mi ha bannato, lo sapevo. Lo sapevo. Perché ormai mi sa che aveva già intuito. Qua la live intanto vedo che sta continuando a funzionare. Allora direi di fare una cavolata. Innanzitutto prendiamo un qualcosa. E mi dirigerei alla banca. Perché ormai quella lì so a memoria com'è che si può derubare. E vi voglio anche far vedere qualche trucchettino. Allora, la banca è lì e questa è la lavanderia. Come potete vedere, questo cartello dice che è fuori uso. Ma se noi scendiamo nel seminterrato, possiamo vedere questo tunnel. Oddio, si può anche accedere, come si chiama, al cavò tramite una carta che è in bella vista sul bancone della banca, ma noi dobbiamo essere professionali. Prendiamo la bella dinamite. Non sai che l'ho già superata, eh. Eccola. E la posizioniamo sulla porta. Ecco, inizia a scattare l'allarme, perciò prendiamo la borsa con i soldi prima che arrivi la polizia ed entriamo nuovamente all'interno del condotto. Per nascondere i soldi, però, non possiamo nasconderli a casa nostra perché è troppo, troppo rischioso. Ma questa lavanderia si può dire che sia proprio un luogo un po' criminale. Se clicchiamo su questa luce, ecco, si apre questa botola. Che ci porta in questo cavo nascosto. E si può dire che qua ci sono Ah, qua si possono addirittura vedere tutte le telecamere della polizia. È il punto che poi siamo spiati anche qua. Intanto il cavo è saltato, però sembra che non ci sia in giro quasi nessuno. Vabbè. Ehi là. Ecco. Qua troviamo esplosivi, troviamo il mondo. Oddio! Il camino! Oh, mi sa che mi ha preso fuoco casa. Quel che so qua c'era un modo per poterci mettere dentro i soldi, ma punto che non mi ricordo come si fa. Qua è saltato qualcosa. Che si fa? Lo metto. Se faccio saltare. No, sti qua non saltano. Vabbè, comunque qua si trovano armi, si trova il mondo. Qui non mi sembra di vedere niente. Scatole. Boh. Il punto è che non so come. Perché da qui si vedono solamente le telecamere della polizia, non si vede niente. Si vedono un po' i luoghi della città, ma vabbè, i soldi ce li teniamo, mettiamo nell'inventario e fine. Perché qua è scoppiato qualcosa, evidentemente. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Vabbè, io direi di uscire da qua. E andarcene possibilmente in fretta. Perché via. Dirigiamoci. Alla prossima casa da derubare.
Vediamo se è aperta. Sì, è aperta anche questa. Solitamente, se volete un consiglio per cercare la cassaforte, si trovano quasi tutte nelle camere da letto. Comunque o a un piano superiore o roba del simile. Ecco. Intervenire perché scatta un tipo un allarme che praticamente dovrebbe tipo avvisare la polizia, roba del genere. Allora, perciò facciamo in fretta, cambiamo casa. Casa numero 18. Se volete scrivere, è chiusa. Allora, prossima casa, numero di... Quanta gente? Che quella dovrà diventare una casa, mi sa, eh. 20, 21, 22, 23, 24. Quella, la 23 è la mia, che ho notato che sta andando a fuoco. E io direi di andare dalla mia vicina, che vedo che c'ha una casa abbastanza di lusso. Salve, non sto facendo niente. Oh mio Dio. Lo sapevo, ma in sta città non ci sono i pompieri da qualche parte. Vediamo di prendere l'estintore. Non sicuro che da qualche parte c'è. Eccolo. Oh mamma mia, mi ha letteralmente preso fuoco tutta casa. L'avevo detto che non... Lo sapevo io che non dovevo lasciare acceso il camino, ma ci avrei giurato, mamma mia. Vabbè, la cosa bella. Sento ancora roba bruciare, mamma mia. Come fa a prendermi fuoco anche il bagno? Cioè, non mi sembra di vedere. Vabbè. Allora, ho visto che sta bruciando ancora anche la camera da letto. Adesso mi devo dirigere immediatamente al piano di sopra. Sta casa, vabbè che moderna, ma facile delle scale, no, eh. Te intanto spegniti immediatamente. Se no ti spengo io. Che la vera domanda è l'incendio, come cavolo ha fatto ad arrivare al piano di sotto? Sta bruciando ancora qualcosa. Bagno! La finisci di bruciare, te? Ok. Qua tutto a posto? La mia cassaforte? Beh, un saluto a tutti gli spettatori. Qua la live come sta andando? Bene. Siamo già da una decina di minuti in live. Non mi pare di sentire più niente che sta andando a fuoco. Se volete che io vi saluti, scrivete pure nella chat. Ah, ma qua sta bruciando ancora anche la camera degli ospiti, però, eh. La cosa strana è che io mi ricordo fino a qualche mese fa che qua con Brookhaven, appena andava a fuoco una casa, c'erano subito i pompieri che arrivavano. Adesso invece cos'è? Il fai da te. Qua? Mi sembra tutto a posto. Mi sembra di vedere più niente in fiamme. Va benissimo. Oi, c'è qua qualcuno. Qualche occhio indiscreto. Eh no, signorina, te in casa mia non ci entri. Metodo strategico. Facciamo in fretta, chiudi. Chiudi. Fine. A posto.
Questa casa qui è ancora chiusa? E ci credo che è chiusa. Allora, giusto per curiosità, voglio fare una piccola bravata. Allora, andiamo qua di dietro e nascondiamoci. Che se volete saperlo, l'altro giorno stavo giocando a Brookhaven. E a un certo punto io mi sono trovato in una casa. E niente, i ladri stavano lavorando. Stavano rubando e prima sono rimasto lì, nel senso, adesso mi sparano. Excuse me. Ok. Uno spawn un po' curioso, però. Poi vediamo anche di trovarci un piccolo lavoretto. Ma no, ma che bello, ma c'è anche lo scivolo. Non è che riesco a fare tipo una bravata. Oddio. Buongiorno. Me ne vado prima che mi bannino. Che bella casa. Ma io quasi quasi ne approfitto, eh. Non so voi. Già che ci sono. Sono già qua. Oh yes. Money, 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 money. Direi adesso di andarmene con stile. Arrivederci. Cavolo, ho scoperto anche un nuovo metodo, eh. C'è sempre una fregatura. C'è sempre un metodo. Aia, quella si è arrabbiata. Sono anche italiani. Italiane. Au revoir. Adesso me ne vado giusto. Una sbirciatina qua. No, tutto chiuso. Sì, ma che bello, però, che casa di lusso. Cioè, quindi adesso io metto un metodo per entrare. Secondo me, per fare una cosa fatta bene, avrebbero tipo dovuto mettere una piccola. Ah, no, però lì c'è il coso per chiuderlo, eh. No, però prima di andarmene voglio. Sì, però che bello, vai in camera da letto e ti lanci giù in piscina. Troppo bello. Io voglio una casa così. Ciao! Non vi ricordate di me? Ero un vostro vecchio amico. Aiuto, 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 mi vuole bannare. Lo sapevo, mi ha bannato! Lo sapevo! Mi ha bannato. Che tristezza, ma no, lo sapevo che dovevo andarmene via. Maledetta. Qua la live continua a proseguire correttamente. Vabbè, vediamo. Tanti soldi ce li ho ancora tutti. Adesso però vorrei andare a fare un piccolo. Questo qua che c'è? Un piano segreto, una porta di servizio. Aiuto. Ah, ho capito cosa c'è qua sotto. Ci sono tutti i negozi. Allora, io direi di fare una piccola bravata e cercare il cimitero o camposanto, come volete. Poi c'è anche da trovarci un lavoro. Andiamo un attimo in chiesa. Adoro. Funerale. Chi posso mettere qua? Sto pensando. Avete un nome? Tu. Molto easy. Non viene qua chi è morto tu. Allora, stavo pensando io di trovare un lavoro, però qua come lavoro di parroco l'ho già provato varie volte.
ma non è molto redditizio, anche perché la gente qua in chiesa viene molto a stento. Se proprio mi qualcuno per mettere la bara per il funerale, intanto io comunque me l'ho presa. Mi rubo una Bibbia nel dubbio. Tanto i soldi mettiamoli un attimo qua. La Bibbia me la sono rubata. Proviamo ancora a dare un'occhiatina alle case. Che ne dite? Ah, qua mi ha bannato. Allora, partiamo dal principio. C 11. Bannato. Qui non c'è niente. 13, 14, 15. Ho già rubato. 16, 17, 18, 19. Questa è nuova. Ciao carissima, buongiorno. Bel macchinone. È aperto, è aperto, è aperto, è aperto. No, invece è chiuso. Non è che magari qua c'è anche un metodino. No. Adoro. Peccato che non c'è. Ups. Qualcuno ha lasciato aperta la porta. Ma cavolo, qua sembra che la gente lo faccia veramente apposta. Perché mi raccomando, se dovete chiudere le porte, fate attenzione. Mi raccomando. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Fate, mi raccomando, attenzione che la porta dietro di voi si sia chiusa. Perché altrimenti vi ritrovate fregati. Aiuto, mi vuole bannare. Esci. Oddio, no, 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 no. Scusate, scusatemi. Aiuto, aiuto, aiuto. Qua posso dar di sopra. Cassaforte, so dov'è la cassaforte. Qua, 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 l'ho vista, l'ho vista. Dove l'ho messa? Oh, aiuto. Au revoir. Me, la signorina qua che vuole fare la cicamala. Uè, diabla. Ti faccio saltare la cassaforte, mi piglio i soldi. Au revoir, tout le monde. No, che. Ciao a tutti, io me ne vado, è stato bello, mi sono divertito. Arrivederci. Io scappo. Hanno tolto la casa, ma io i soldi ce li ho. Yes! Arrivederci, carissimi. Aiuto. I soldi ce li ho. Yes, yes. Brutto. No, 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 no. Occhio che parte l'inseguimento, eh. Io me ne vado. L'ho rubato qui. No, però è chiuso. Me ne vado, arrivederci. Volete sapere un piccolo segretino? Ah, ma ha bannato anche la mia vicina. Che Se volete sapere un piccolo segretino, da qua si può spiare nella casa sotto per vedere se c'è qualche porta o finestra aperta. Ma io qua non vedo veramente niente. Perché non è chiuso qua? Chiuditi. Ecco, a posto. Vabbè, mi sto anche incartando. Oh, sta qua ha fatto la casa nuova, eh. Ha chiuso. No, c'è cioè, tipo. Se adesso riesco a rubare i money, tipo, adoro. Vabbè, prendiamo la scala. Sempre utile, utilissima. Ma spawnar bene, no, eh. Bonjour! Tipo, sta qua non ci posso credere. Dai, aprimi. Aiuto. Bonjour! Adesso voglio trovare per forza un metodo per entrare perché adoro. Surprise. Andiamo a fare un po' di popcorn facendo un po' scoppiare bombe atomiche. Arra, sta qua tenta di prendermi per bannarmi. Tanto non entri. Ah, la la la. Ah, vediamo, ma se trovo giù.
Facciamo scoppiare una bombetta. Giù ha lasciato. Sei bello, adoro. Roommate, ok. 10 anni, che problemi avete? Mi chiamo Federico e chi se ne frega? Con tutto il cuore, però, eh. Guarda, cosa vuole fare qua la diabla? Allora, io qua corro un po' all'esterno perché so che lei adesso vuole tentare di bannarmi. Perciò tenta di prendermi da qualche angolazione. Eccole che scendo, eccole che scendono. Io mi nascondo qua. Dopo vado a scuola. Che? Aiuto. Ehi là. Che fa? No, via, mi si è buggato. No. Ma no. Dobbiamo azzerare il personaggio. Piscina, adoro. Io però voglio ritornare là, vediamo. Anche se sono buggato proprio per il puro gusto di riprovare. Poi esco e rientro per. Mamma mia. Permesso? No. Mamma mia. Autobirichina. Mettiamo qua la Bibbia, prendiamo la scala. Oddio. Allora, non mi sembra di vedere né porte né finestre aperte. Perciò piazzo una scala puramente a caso. Vediamo cosa si può fare. Camminando proprio così. Oh mio Dio, che è successo? C'è qualcuno lì, c'è qualcuno. È un ladro? Cos'è, mi ha fatto trovare la papa pronta, cavolo. Cioè, va bene tutto, però ha lasciato il cancello spalancato, non me ne sono neanche accorto. Sta tentando di entrare anche qua. Ma c'è già un collega all'opera. Dove è andata la scala? Mettiamo una scala anche qua e vediamo di entrare. Senti, ma perché sull'albero? No, mi è spawnata la scala sull'albero. Cosa me ne faccio io di una scala là? Ecco, così può bastare. Togliamo la scala. Saltiamo su qui, saltiamo di qua. Ok, sono caduto giù. Com'è buio. Vediamo cosa si può fare qua. Però a me sembra chiusa. Nessuno ha ancora scritto niente in chat. Via col vento sul balcone. Vediamo se riesco ad andarci. Ecco fatto. Però anche qua tutte le finestre sono chiuse, sbarrate. Si può fare ben poco. Proviamo a saltare su di qua. Saltare sul tetto. Se uscisse entrare dal camino tipo Babbo Natale sarebbe bellissimo. Sali. Ehi là. Sto spaventando. Non riesco a fare un mega jump e saltare sul tetto di qua. Babbo Natale, check. Di saltare di qua sul balconcione. Però non mi sembra per niente di riuscire ad entrare. Vediamo qua, la live sta ancora andando. Sto vedendo se qua continua a funzionare tutto normalmente. Ormai è già mezz'ora che siamo in live. Non mi pare di vedere altre alternative.
Vediamo se qualche altra casupola. Qua avranno riaperto tutto. In casa da dove mi volevano bannare prima. Vediamo. Scala. Ma perché me le... Vabbè. Lo sa lui. Lo sa lui. Intanto c'è una piscines molto bella. C'è una nuotata. Ma qua hanno chiuso tutto. Bah. Sull'albero? Non, no, non mi sa che non riesco. O forse sì. Sì, che ci riesco. Anche qua hanno sprangato di tutto. Non c'è nessuno dentro. Non riesco tipo a piazzare una bomba strategica. Aiuto. Bello che non salti in aria. Che se ti metti una bomba in testa, non so per quale strano motivo, però. Devi prendere una angolazione buona dentro alla casa. Dove è andata? So dove era, eppure la cassaforte non scoppia. Io comunque sono imperterrito e ci voglio riprovare. Lì dentro. No, ogni sbaglio. Niente, non ci... non ci si riesce. Vediamo qualcos'altro. Cioè, adesso io voglio andare però veramente al cimitero. Perché so che si possono depredare le tombe. Shh. Io non vi ho detto niente, eh. Non prendete esempio da me. Eccolo qua. E noto anche che qualcuno mi ha preceduto. Prendiamo una vanga e mettiamoci all'opera a sto punto. Facciamo un lavoro fatto bene. Diamo un badile. Eccolo qua. Adesso qua l'inventario inizia a riempirsi. Spostiamo di qua questa e prendiamo la vanga. Via. Qua iniziamo a scavare. Devo spostare qualcosa della live. Riuscirò a scavare. Cioè, posizione 1. Vabbè. Ah, qua poi proprio anche scrivere sulle la... Ehi là! Vediamo di fare una cavolata. Sono spaventato. C'è uno zombie qua che continua a borbottare. Qua sotto non c'è niente. Qua. Allora, io non so voi, ma io nel dubbio me ne vado perché questi suoni iniziano ad essere un po' inquietanti. Nel frattempo voglio vedere di andare qua nell'ospedale. E qua sopra c'è la parte abbandonata. Cioè, qua è veramente un laboratorio di torture. Guardate. Sperimentali. Chirurgia. Quella siringa non la tocco neanche perché altro che Covid. Arrivederci, io da qui mi allontano. E poi qua. Voilà. Adesso qua a Brookhaven. Tutti pensano a rubare. Parlo proprio in prima persona. Però non mi sembra più il Brookhaven di una volta. 20, 21. Vabbè, facciamo una cosa, usciamo dal gioco e rientriamo nel dubbio. Vediamo se andiamo in un'altra partita, in un altro mondo. Vediamo se riusciamo a
rubare qualcosa. Eccoci qua. Play. Ok, pronti via. Iniziamo un po' a dare un'occhiata perché già lì, là in alto vedo delle case un po' da VIP. Se qua non ci sono mai stato. Ragazzi, io direi di provare a fare una cosa, eh. Qua però qualcuno ci abita, eh. Per Miss. Proviamo momentaneamente a prendere una camera qui. Sono proprio curioso io di vedere come può essere. Perché. Un affittacamere. Ecco qui. Un bagno molto semplice. Una camera d'albergo, un affittacamere. Non è che ci sia nulla di. La cassaforte non c'è però qua, eh. Quella non c'è. Vabbè, non si può far molto. L'unica cosa che posso fare è chiudere le persiane. Che è chiuso. Qui abita. Andiamo a suonare. Sono Ita. Vediamo qua cosa si fa. Mi fanno entrare. Per cortesia. Permesso. Sono il vostro vicino. Volevo solo salutarvi. Ok, l'H. Soffro. Perciò ora tolgo il disturbo. No, grazie. L'ho appena bevuto. Buona. Giornata. Vediamo se scrivono qualcos'altro. Ah, anche a lei molto gentili. Io non capisco perché tanta gente che trovo su qua su Brookhaven, la prima cosa che fanno te saluti, ti bannano. Ma perché? Cioè, voglio capire che cos'è che abbiamo fatto di male. Fai spawnare una moto. Andiamo a farci un po' un giretto. Con la cortesia si può ottenere tutto. Vabbè, andiamo un attimo qua di sopra che ho visto qualcosina di interessante. L'idea di accostare un po' la motocicletta qua, proprio in posizione strategica per vedere se appena è taglio la corda. Ellie. Apriamo. Naturalmente non sono così cattivo ad andare a rubare a quelle persone là che avevo incontrato prima. Chi sono? Vabbè. Che sto facendo? Allora, mi serve naturalmente le solite due cosine molto molto utili. Allora, non me le fa prendere. Perché non me le fai prendere? TNT e scala. Molto semplice. Allora, proprio per curiosità voglio dare un'occhiatina. Se ci sono delle porte o delle finestre aperte. Però non mi pare. Proviamo ad andare sul retro. No, no, via. Tutto chiuso.
Qua pure. Al capanno no. Però qua è tutto sigillato. Vabbè. Saltiamo sulla siepe. Ah, ecco, quella è una telecamera di videosorveglianza, quella lì grigia. Perciò io da bravo furbone mi sono anche fatto vedere rubare, eh. No, dopo questa, guarda, mi merito il premio Nobel per i furboni. Se sta scala spawnasse come si deve, io non avrei tutti questi problemi ad entrare in una cavolo di casa. Ma naturalmente. Devo sempre avere dei problemi. Porca miseria. Ok, vediamo quest'altra casa. Mi sa che è chiusa anche lei. Però tentare non nuoce. E beh, tutto chiuso, il cancellino anche. Scala. Naturalmente spawniamo come si vuole. Nisba, tutto chiuso. Allora, io direi di... Possibile che non c'ho neanche voglia di fare due passi a piedi. Sbagliato. Monopattino. Skateboard. Ok, questa è l'ultima casa di questo quartiere che devo... a cui devo far visita. Tra virgolette. Però anche qua non mi pare di vedere tutto sigillato. Facciamo giusto un giretto sul retro, che qua, mettiamo la scala qui, via così, col vento, aia. Non è molto esaltante qua come casa, vedo sto parco giochi qua, che cos'è? Qui è tutto chiuso, porte, finestre sbarrate, niente, scala. E sì, e poi? Non so. Fai come prima che la spawniamo sull'albero. A sto punto fammela spawnare sul tetto. Vabbè. Pronti via. Vediamo se quelli là ci sono ancora. Sì, ci sono ancora. Vabbè. Questa l'ho visitata. Quella no, quella no. Questa sì. Anche perché non c'è niente. Questa. Andiamo a questa qui. Vediamo cosa si può fare. Mi sembra molto moderna come casa. Tutto chiuso. Aia, 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 aia. Aiuto, sta qua mi banna. M'ha bannato. No, via. Maledizione. Lo sapevo che mi avrebbero bannato da qualche parte, perché sennò qua la gente non è contenta. Ho sbagliato io. Tanto vedo che la live continua a proseguire. Che io ho qua da parte il computer. E eravamo rimasti questa qua che mi ha bannato. No, no, che casa è? No, questa l'abbiamo già vista. Questa mi ha bannato. Questa no. Un attimo che mi sto dando ancora un'occhiata qua. No, volevo rivedermi la scena qua dove mi ha bannato. Ah, qua si sente che sto lanciando tutto. Sì, si è sentito un colpo perché ho lanciato il microfono sul tavolo. Fermati. La batteria. Bonjour! Non mi ban... Adesso... Andiamo... Oh mio Dio, ma quanti sono? Cari, c'è il Covid. State facendo assembramento. Per me è l'assembramento l'ultima cosa che qui me ne può fregare. Perché a me basta andare qua, far così. Dai, muoviti. Perché non va? Ehi là. Ecco. Aiuto. Eccoli, i soldi, 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 soldi. Via, 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 via. Un attimo di crisi.
spostati. Mi bannano. Me ne vado immediatamente. Anch'io. Mi hanno bannato un'altra volta! Mamma mia, lo sapevo. Però i soldi ce li ho. C'ho ancora i soldi. Inventario. L'unica casa che sono riuscito a derubare oggi. E oggi, cioè in questa partita, intendo. Te via. Ullala. Ullala. Questo è interessante. Se si va là di sopra. Qua almeno la fuga è veloce, mi lancio giù. Molto semplicemente. La cosa orribile è quando ti chiudono dentro nelle case. Lì sì che ti viene da spaccare tutto. Proprio come io adesso ho spaccato il microfono. No, ma ha bannato un'altra volta! E vabbè, ma non è possibile. Mamma mia, intanto qua mi sto riguardando comunque le scene, quelle un po' più clou. Allora, qua da 5, 6, 17, bannato, 18. Ah, cioè, qua mi hanno bannato due case, cioè proprio la... Il colmo sarebbe che io prendessi la casa in mezzo. Bannato qua. Ullala. 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 Vediamo questa. Aperta. Non c'è nessuno? No. Questa casa è molto piccolina. Soldi via. Non so se il microfono sta funzionando ancora. Che sbraito, mamma. Via! Portami via! Non me ne ero neanche accorto, però. Adesso che stavo riguardando la scena della casa sull'albero, non mi ero accorto che c'è la ragazza lì. Lasciamo stare, va. Mi sto divertendo, credo che farò live un po' più spesso. E io direi di tornare a casa mia. Qua non c'è nessuno. Che è successo? Aiuto, mi sono buggato. Non si arrabbieranno quelli là che sono entrati in casa loro. Niente, mi si è spento il computer, perciò non posso più rivedere le scene clou. Mi sa che... No. Qua... Sì, sarò crudele, però comunque un'occhiatina... Interessante darila. Che comunque, siccome io vedevo sempre questi locali con le stanze chiuse, con le stanze, con le tende chiuse, sbarrate, me lo immaginavo un po' più schifosetto, ecco, non so se... io quasi quasi mi metto a lavorare qua come hotel manager. Metto a lavorare qua. Mucchio di scartoffie. Vabbè, io direi di dare l'ultima occhiatina qua. 2, 3, 4, 5, 6. 11. 12, 13, 14. 14, chi? Vabbè, diamo un'occhiatina qua questa... Provo a rifare un po' il giro, vedere cosa posso fare. Vediamo se suona il campanello, da bravo. Non c'è a casa nessuno. Vediamo. Poi qua, quindi. Volete rubarmi? Arda, la sgamata. No. Oddio, adesso mi dirigo qua. Bonjour. Hi. Non
Non sono scema. Mi hai bannato a caso. Casel. Errori grammaticali. D'altronde qua bisogna scrivere in fretta su Roblox perché dobbiamo mettere l'opzione sta scrivendo. Lasciamo stare che qua sta partendo il dissing. Devo essere family friendly. Prendo casa qua intanto, se riesco. Ho già una casa, ma non c'è. Ecco, basta, tolto la casa, mi piace questa. Una casa un po' high tech. Certo, quella sull'albero no. Perché non ha quel livello di sicurezza che intendo io. Io non ho il premium perché costa un bel po' di Robux. Una casetta un po' particolare, un po' moderna, un po' sì, un po' no. Cioè, questa. Questa non l'ho mai provata, sono curioso. So che una casa. Una casa un po'. Un po'. Vabbè, chiudiamo il cancello. Ammazzate che rapidità. Qua chiudo fuori tutti. Vabbè. Vediamo di prendere allora un veicolo. Non è normale che mi passi in mezzo, però. Allora, prendiamo un veicolo come si deve. La Jeep, no, che quella la prendo sempre. Queste sono bloccate, poi invece. Da corsa no. L'autobus, ciao. Questa, un'auto, ecco, un'auto un po' vintage. Fa un po' di auto da Los Angeles, non so perché. Beh, uno l'ha parcheggiata là dove c'è il rettangolo bianco, ma sinceramente non sarei capace, perciò la piazzo qui e pace. E chiudo. Fine. Vabbè, io direi di dare una piccola esploratina veloce alla home. E poi chiuderò anche la live perché ormai siamo già in diretta da 53 minuti. Tiriamo l'ora e poi chiudo, va. Laviamoci le mani perché dopo tutto sto crimine me ne devo lavare un po' le mani. Allora, qui abbiamo. E qua da dove sono entrato? La cuisine François. Il microonde, il frigo. Il frigo dov'è? Vabbè, cioè più o meno io. Questo sono letteralmente io quando entro a casa. Cioè, di un amico tipo. Il frigo dov'è? Poi da solo mi dirigo cercandolo. Mio amico intanto mi guarda male. Perché la banana? Vabbè. Potassio. Mettiamola qui nell'inventario. Perché per ora non mi occorre. Chi è che suona il clacson qua fuori di casa? Camera da letto, guardaroba. Cabina armadio addirittura. Ullala. Cioè, voglio vedere farmi saltare la mia cassaforte. Cioè, ragazzi, dopo questa. Ci prendo una douche. Perché calcolando qua il tempo che passa qua su Brookhaven, saranno una settimana che non mi lavo. Qua su Brookhaven, naturalmente, non nella vita reale. Chiudiamo tutto. Tende.
Signor, devo prendere l'autobus. Ma tu sei malato! Pigliatela a casa qua, va. No, sta buggando. Ecco, la connessione dello streaming non è stabile. Prenditi la casa che diventiamo vicini. Sai, ma se sto qua prende la casa qua. Qui io come ci entro? Cioè, proprio pochino pochino un angolino. Vabbè, facciamo ancora. Diamo ancora un'occhiatina qua alle case. Perché poi a questo punto la live può essere finita qua. In totale due spettatori. Ma vabbè, comunque. Non è che abbia molti iscritti, no, ma malapena 1000. Ci siamo quasi arrivati. Mancano 17-18 iscritti. Ci siamo. Sarebbe un grandissimo regalo. Ma per ora siamo ancora qua. Anche perché poi non ho né preavvisato né niente. Se più avanti ne farò una, darò precedentemente l'avviso. Chiuso. Non capisco, c'è gente che prende una casa. Ho visto qualcuno. C'è gente che prende la casa e poi non ci sta mai. Io, questa è una logica che io non capisco, però. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fa schifo il camper. Bonjour. Chiuso. Cosa si può fare qui? Allora, l'idea è di fare tutto il perimetro. Se ciao. È mezzogiorno in punto. Io ancora questione di poco e chiudo. Perché ormai è già da un po' che sto facendo la live. Sto streamando, come si dice. Ah no, guarda, c'ho già qua la scala, meglio di così. Non l'avevo neanche vista. Sono poco furbo. Via qua. Dai, dai, dai. Allora, vediamo cosa si può fare. Magari sul balcone ha lasciato aperto una porta. No. Pareva, eh. Che perché sta live. Sta live. Sta casa qua. Oh, mi. Oh. Il mio qua c'è da contare tutte le volte che mi sono incartato in questa live. Dicevo, anche perché con una casa di questo spessore, di certo i soldi in cassaforte non è che sono pochi, perciò bisogna prendersi tutti i tipi di precauzioni possibili, che non ci vuole tanto, come avete visto, a rubare. Sta arrivando qualcuno, sarà il proprietario. Sparito. No, è andato di là. Però vediamo, voglio vedere se c'è tipo qualcosa per poter appiccare il fuoco. Diamo fuoco alla casa e poi chiudo la live, ci cioè sarebbe tipo il top. Adesso la togliamo dall'inventario. Bambino, non me ne faccio niente. Non mi pare di vedere. Oh. E là. Ecco, non mi pare di vedere oggetti utili. Se apri entro. Apri. Apri. Dai, apri che entro. Devo solo rubare. Dai. Apri. O comunque dubito che sia lei, però. Se è un'amica di questa persona, di certo ne approfitto immediatamente. Non ci penso due volte. Ma che fa? Dai. E è la figlia di Aurora. È la signorina si è buggata.
Vabbè, a sto punto ho capito che qua non ci abita più nessuno. Vi voglio far vedere un ultimo segretino prima di andarcene. Cioè, prima di chiudere la live. Allora, guardate. Se prendiamo la motocicletta e ci dirigiamo verso la montagna di Roblox. Cioè, di Roblox. Allora, mi sto perdendo. Qua c'è una. Da qualche parte c'è una montagna. Qua in Brookhaven. Senti. Ops. Se ci dirigiamo verso di essa, ci sarà una piccola sorpresa. Vabbè, dai, ancora 2 minuti, poi si chiude perché siamo già in live da parecchio tempo. Giusto per vedere qua se la trovo. Vabbè, no, a sto punto non la trovo. Io direi di chiudere. Vabbè, io direi di chiudere qua la live perché tanto siamo già in diretta da 1 ora e passa. Grazie a tutti gli spettatori e alla prossima. Ciao a tutti.